Ciao, eccoci qua nella postazione con il nostro amato Commodore 64. Allora, uno dei generi di giochi, diciamo, che mi piacciono molto sono quelli che anche all'epoca, negli anni 80, che mi piacevano, erano quelli con cui andavi a sparare. Magari c'erano anche quei cabinati dove estraevi la pistola. Uno dei giochi che ci ho giocato molto era Gunsmoke, il genere di cowboy. Però non è di questo che voglio parlare, perché purtroppo questo gioco in versione C64 non ce l'ho. Non so se c'è anche la versione del 64, come sia fatta, se sia bella. Però ho il gioco, vediamo un po', Cabal, eccolo qua, che all'epoca non so se non ci ho mai giocato, però sono venuto sempre a conoscenza di altri YouTuber. Quelli che seguo sono ATP, Zombie Gamer e il Commodorista. Difatti è tramite il Commodorista che ho riscoperto questo gioco e difatti l'ho comprato. Come vedete qui ho la cassettina della Hit Squad, mi sembra, perché vediamo qua, apriamo, mi sembra che siano cassettine inglesi. Vediamo, fatto nell'88 mi sembra, e qui ci sono tutte le spiegazioni in inglese. Comunque andiamo a praticamente sul gioco, praticamente sinistra e destra dove muovi il giocatore, su e giù per direzionare come si dice, quello per sparare. Poi se teniamo premuto il tasto, si muove solo il mirino praticamente. Ok, andiamo a caricare il gioco e proviamo a fare una partita. Accendiamo. Andiamo a caricarlo. Ok. Allora, carichiamo il gioco. Intanto vi metto anche sotto il link della recensione del Commodorista, del gioco Cabal. Allora, load. Eccoci qua il gioco, ho fatto il caricamento. Questa cassetta è per caricare il gioco. Ho dovuto caricare tutto il lato A, dopo praticamente
fare anche il caricamento sull'altra cassetta, quindi girare il cassetto sul lato B, e quindi cliccando un bottone, quindi sì, il lato A e il lato B. Ok, allora proviamo a fare una partita, vediamo un po'. Joystick 2, allora 4, 4 per partire. Ok. Momento. Come mai non va il joystick? Perché? Rimettiamo il joystick nella parte 2 e non va. Ok, eccoci qua. Adesso dovrebbe andare bene, sì. Si possono anche sparare delle bombe usando il tasto spazio del Commodore, che però risulta un po' scomodo. Siamo arrivati al secondo schema del livello 1. Naturalmente risulta, difatti mi hanno preso, ma risulta un po' scomodo per buttare le bombe perché purtroppo bisogna usare il tasto spazio, anche se sul joystick ho due tasti, ma come sapete sul Commodore non funzionano tutti e due. Ho finito la riserva delle bombe, prendiamo un po' di pallottole. Vediamo un po' di riserva di bombe.
Hola, anche il secondo schermo del primo livello fatto. Adesso non mi ricordo quanti livelli sono, però. E anche il terzo del primo livello fatto. Accidenti, ma mi sono accorto che... No, non mi sono accorto. Vabbè, ah, ce n'è un altro. Niente. Mi hanno preso, finito. Niente, con questo è tutto. Ciao, alla prossima.